Saluto la senatrice Nunzia Catalfo del Movimento 5 Stelle, che Buongiorno. peraltro è la prima firmataria del reddito di cittadinanza, che è il cavallo di Già. battaglia, no, del Movimento 5 Stelle. Allora, lei rispetto alle politiche messe in campo dal governo, che cosa pensa? Pensa che. Allora, innanzitutto il Jobs Act con i risultati che ha dimostrato in un anno dimostra ampiamente che non è una riforma capace di poter cambiare il sistema del lavoro in Italia. 100 posti di lavoro in più, 110.000 posti di lavoro in più, non sono un numero tale da poter far pensare che l'Italia sta ripartendo e si sta ripartendo col lavoro. Poi, oltre a questo, non si può paragonare sicuramente a ciò che ha fatto la Germania 10 anni fa con le proprie riforme. L'Italia innanzitutto è il primo paese in Europa ad aver flessibilizzato in uscita, il primo in graduatoria e l'ultimo in graduatoria per la sicurezza, perché noi proponiamo il reddito di cittadinanza, perché quel tassello che manca in un sistema chiamato flexicurity, no? Quel tassello che manca è che non dà sicurezza reddituale ai lavoratori che entrano ed escono da un mercato del lavoro che, ripeto, è già troppo flessibile. Detto Cioè questo, lei dice la flessibilità non paga, insomma. la flessibilità dipende da che tipo di flessibilità si va ad adottare. Se adottiamo un sistema di flexicurity, come quello ad esempio danese, che tende a lasciare il lavoratore in azienda e a formarlo, cioè a fare una formazione continua che adegua il lavoratore ai cambiamenti produttivi dell'azienda e contemporaneamente assicuriamo una sicurezza di reddito al lavoratore quando è in un periodo di fermo lavorativo, allora in quel caso si entra in un sistema di flexicurity virtuosa. In questo momento in Italia cosa è successo negli ultimi decenni? Si è flessibilizzato il mercato del lavoro in modo molto importante, ma non si è pensato alla sicurezza, non si è investito, in questa ragione Polverini, non si è fatto un piano per capire verso quali settori l'Italia vuole investire e si va allo sbaraglio. In più, non si investe in quei settori importanti della ricerca. Tanti nostri ricercatori sono andati via, Sì. tanti nostri punti, aziende, parliamo anche dell'ST, io vengo da Catania, c'era un polo Come importante no? che sta andando Tecnologico. a morire perché non ci sono investimenti nella Sì. ricerca. E tutto questo, se poi consideriamo ancora che i 110.000 posti di lavoro in più, in quei 110.000 posti, vengono calcolati anche i tirocini Esatto. che sono stati Non mi portati avanti risulta. con garanzia giovani, Non questo lo risulta dice Atreu. l'Eurostat e l'Istat, il tirocinante viene considerato lavoratore a tutti gli effetti, è un lavoratore. No, Consideriamo le trasformazioni e consideriamo anche, e in questo il Ministero mi ha dato risposta a un'interrogazione, quindi ne sono consapevoli, consideriamo anche tutte le frodi che sono state messe in atto purtroppo nelle varie trasformazioni, quindi chiusure di aziende, riapertura della medesima con diverso consiglio di amministrazione o similare, lasciando gli stessi lavoratori a tempo determinato per 6 mesi e poi trasformando questo tempo determinato in indeterminato per poter usufruire degli degli sgravi. sgravi, La esatto. difficoltà che ha il Ministero è proprio perché noi siamo ancora arretrati nella interoperabilità delle banche dati e quella anche di effettuare dei controlli seri, per cui in un sistema così non si riesce a capire dove si sta parando, cioè non c'è un quadro chiaro. L'ultima cosa che vorrei dire è che la Germania ha fatto degli investimenti importanti con le varie riforme Sì. che ha fatto, che ha messo in atto, ma ha investito anche in risorse umane, ha investito in ricerca, ha investito in sviluppo e ha investito in risorse umane Cosa che di noi accompagnamento per le politiche attive del non abbiamo lavoro. fatto, abbiamo Come si fa fatto una riforma con insomma in 300.000 maniera euro? molto poco importante. Allora, senatrice, siccome voi legittimamente aspirate a guidare il governo di Certo. questo paese, riesce in estrema sintesi a dirmi, per esempio, sull'occupazione, qual è la vostra ricetta? Al Allora, di là del reddito di cittadinanza, che è un paracadute, no? Beh, lì l'abbiamo capito. innanzitutto, infatti parlavamo anche prima di questo, innanzitutto bisogna investire
anche nelle politiche attive del lavoro. È impensabile che 9.000 addetti possano accompagnare ed aiutare il disoccupato o chi vuole creare impresa come quei ragazzi, perché come dicevamo prima creare impresa non vuol dire avere solamente l'inventiva e la creatività, ma poi ci vogliono dei soldi iniziali, ci vogliono l'accompagnamento, ci vogliono degli economisti, degli esperti di marketing, ci vuole qualcuno che, uno staff di persone che per un anno aiutano, un punto di riferimento per questi giovani, e ce ne sono tanti che hanno idee per l'Italia, per tutta l'Italia, in tutte le università, basterebbe fare un giro, tanti sono all'estero, tanti giovani ricercatori sono all'estero. Quindi investire in politiche attive del lavoro vuol dire fare una riforma, come dicevo prima, come quella che ha fatto la Germania. La Germania o anche la Francia hanno non 9.000 addetti, ma 80.000, 90.000 addetti che aiutano e accompagnano i giovani nell'inserimento lavorativo. Posso Dopodiché fare una bisogna fare ma non un'analisi. È nei suoi confronti. Non è che poi se in Italia e raggiungiamo... Quindi... questo numero di addetti, tipo quelli della Germania, poi diciamo i soldi serviranno solo per pagare gli stipendi di questi addetti, perché quello è uno dei problemi. Bisogna che questi addetti siano in grado anche, no? Che siano di incrociare domanda o chiaramente si tratta di persone, esistono delle persone che hanno delle competenze specifiche, che sono counselor, accompagnatori dell'inserimento lavorativo, tutor, che possono fare questo lavoro. Quindi noi diamo lavoro specifico a chi ha questa tipologia di istruzione e contemporaneamente accompagniamo il giovane alla creazione di impresa, all'inserimento lavorativo e cerchiamo di far emergere le eccellenze. E di eccellenze in Italia ce ne sono davvero tantissime. Per quello dico, non si può pensare di investire 300.000 euro nelle politiche attive. Per fare un investimento importante si devono destinare delle risorse come uno dei importanti. Motori principali. Poi si mette un sistema di sostegno al reddito, perché si deve bilanciare la flessibilità introdotta, e questo non lo dico solo io, ma lo diceva anche, Biagi nel libro mi bianco. Mi fate sentire Renzi, perché prosegue il viaggio in Africa del Premier. Je suis vraiment honoré d'être ici aujourd'hui. Va bene, poi sentiamo allora. Comunque possiamo tornare in studio, c'è il discorso di Renzi che, come sapete, ha cominciato questo tour africano, insomma, è impegnato in Africa, ha cominciato dalla Nigeria, dove l'altro giorno c'è stata un'altra terribile strage di Boko Haram, e poi, come avete visto anche ieri, nella seconda tappa, insomma, il Premier ha avuto parole ancora molto ruvide, molto dure nei confronti della Commissione Europea, ma questo è un altro capitolo, mi scusi, l'ho interrotta. Sì, dicevamo, quindi, investimento in politiche attive, investimento sul sostegno al reddito, come c'è e avviene in tutti gli altri paesi europei. Studi importanti, cioè in Italia non si fanno degli studi su che cosa investire, in quale settore investire e in che cosa poi rispetto all'economia globale l'Italia si deve inserire. La famosa valorizzazione del Made in Italy, valorizzazione del Made in Italy, aiuti alle piccole imprese che sono il nostro a cui voi già avete dedicato un fondo. Sì, noi abbiamo dedicato un fondo, decurtiamo la parte delle nostre indennità per i parlamentari e mettiamo queste risorse in questo fondo, che è il fondo per il microcredito, e già diverse migliaia di aziende sono state, insomma, hanno avuto l'accesso al credito e quindi possono fare dei piccoli investimenti che li aiutano a poi poter progredire ad essere delle aziende virtuose nel futuro e magari anche ad assumere. Ecco, se queste cose non si fanno in piccola scala ma si fanno in grande scala e si fanno degli studi quello approfonditi, 0,50 allora a cui faceva riferimento il professor Gregori. Devo andare a dargli sapere, vorrei sapere se la senatrice Catalfo la vede così, cioè rischiamo l'isolamento. A lei piace questo Renzi, allora, insomma, che va lì e dice... Noi vogliamo più flessibilità, intanto ci dicono ve la scordate. Che cosa si chiede la più flessibilità e perché la si chiede? Quali sono state le politiche messe in campo? Tutti sanno qual è la posizione rispetto del Movimento 5 Stelle rispetto alle politiche di austerità e rispetto anche all'euro. Ma è anche vero che proclamate riforme, il Jobs Act che doveva procurare, portare 1 milione di posti di lavoro, ne ha portati 110.000.
a fronte di svariate miliardi spesi, e la riforma cosiddetta costituzionale, la riforma del Senato che doveva portare 1 miliardo di euro di risparmi e in effetti ne porterà 12 milioni ed è in ogni caso abbastanza pericolosa per il nostro paese. Insomma, tutto quello, gli 80 euro che hanno provocato 10 miliardi strutturali di spesa al nostro paese e che non hanno influito sulla domanda interna, cioè non hanno, e questi sono i dati, non hanno riattivato i consumi, quindi è chiaro che l'Europa in questo momento in ogni caso sta vedendo adesso con i dati alla mano, gli studi fatti anche sul Jobs Act, che i risultati non ci sono. È chiarissimo, allora dobbiamo